chiamo Bruno, faccio mosaico fiorentino, che più precisamente sarebbe commesso in pietre dure, naturali. Collabora con me Jacopo, mio figlio, che è stata una bellissima gioia per me. È molto appassionato, ha delle doti naturali notevoli, è molto importante, che per me è una grande soddisfazione. È una cosa meravigliosa nel nostro lavoro. Quando noi si va a cercare il colore sulla pietra, si dice vado a cercare la macchiatura. Quindi cerchi la macchiatura, che è il momento un po' più artistico di un lavoro poi estremamente tecnico e estremamente lungo. Quindi il momento della ricerca del colore sulla pietra è dove uno può tirare fuori un po' di fantasia, un pochino di ingegno. Il lavoro che generalmente poi alla fine risulta migliore e quello che ci rende più contenti è quando noi l'idea viene vedendo la pietra, cioè trovando, magari andiamo a cercare le pietre, si arriva, si apre la pietra, si vede un colore o un disegno nella pietra, da lì può venire l'idea di dire guarda, qui potrebbe venire un animalino, una farfalla o un pesciolino, oppure questo un tramonto, potrebbe essere un cielo di un tramonto. Ecco, lì è proprio il massimo del nostro lavoro, quello che può essere un mosaicista, lì è il momento dove ci sentiamo più appagati in assoluto.